bentornati sul canale. Oggi recap di Stage 5, che è più una tappa di trasferimento. Infatti sono 528 i chilometri su asfalto e solo 118 di speciale. Speciale tutta sabbia, con dune, finalmente anche L2 L3, che in gergo sono le dune quelle alte, quelle a cui i dakariani fanno impazzire. Ma adesso andiamo a vedere cosa è successo tra le moto. Terremoto, la gara è stata un po' anomala, ovviamente i piloti di classifica si sono un po' nascosti, perché vincere oggi vuol dire poi andare ad aprire lo stage marathon di 48 ore e perdere domani tantissimo tempo è veramente una cosa facilissima. Infatti la classifica è già praticamente decisa al waypoint 1, dove Quintanilla passa in testa e vince, seguito dalla seconda onda, quella di Adrien Van Beveren. In terza posizione c'è uno scambio di battute fa finalmente, direi, Toby Price e Ross Branch, con l'australiano della KTM che si piazza in terza posizione. Un po' più attardato Ross Branch, che finisce in sesta posizione. Cambia ancora la generale tra le moto, Branch torna al comando, seguito da Adrien Van Beveren e in terza posizione costante Ricky Brabec. Paolo Lucci è il migliore degli italiani ed è nella generale ventesimo, mentre Montanari con la Fantic è 31esimo, poi attardati tutti gli altri. Classifica generale tra le moto che viene rimescolata: Branch ripassa in testa, Corneio va in seconda posizione a più di un minuto di ritardo, terzo saldamente è Ricky Brabec che ha 3 minuti, Kevin Benavides è quarto ma ha già oltre 18 minuti di ritardo. Tra le auto finalmente arriva la prima vittoria di stagione per Messer Alatia, il campione del mondo in carica Rally Ride. Infatti è partito bene, ha seguito le tracce ed ha fatto in fondo un ottimo tempo. Vince con un buon crono, mentre dietro la lotta è serrata fra tre piloti: Chicheri, Al Rai e Jacopini. Arriveranno al traguardo con un distacco di appena un secondo. Chicheri si piazza in seconda posizione, Jacopini in terza, mentre Al Rai si accontenta della quarta piazza. Più è tardato Sainz, che è in 28esima posizione. Oggi è stata una tappa, come ho detto, un po' anomala, perché è stato più da strateghi. Vincere oggi vuol dire aprire domani e essere per 48 ore per lo stage marathon in mezzo al deserto e aprire la strada vuol dire davvero perdere tanto tempo. Ma adesso andiamo a vedere cosa è successo tra i cambi. Cambia la classifica generale tra le auto nelle posizioni di rincalzo. Al Rai mantiene la prima posizione, Nasser Alatia prende la seconda e scavalca Carlos Sainz, che rimane in terza piazza. Tra i camion oggi è andata stortissima ai leader della generale. Infatti Lopré è andato male, ha sbagliato e ha avuto tanti problemi e ha lasciato per strada più di 39 minuti. È andato un filino meglio Van Kastener, che ha perso, diciamo, 29 minuti circa, ma la giornata oggi è andata a Macic, che al secondo waypoint si è portato in testa, ha sorpassato Van den Brink, che ha chiuso in seconda posizione, mentre in terza piazza è finito l'olandese Walsternel. Cambia anche la generale tra i camion. Van Kastener mantiene il comando, Macic recupera tantissimo dopo lo stage di ieri, si porta in seconda posizione, Lopré passa in terza piazza. Anche per oggi è tutto, io ti do appuntamento a domani per il recap di Stage 6. Se non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale, facilissimo, basta cliccare qui di sotto. YouTube mi sta un po' tagliando le visualizzazioni, non mi fa rankare bene i video, ma amen, è andata così. Mi raccomando, guarda anche il video che fa mio fratello dal Dakar, pillole di Dakar, ti lascio il link qui di sotto, ti do appuntamento a domani, grazie di tutto, ci vediamo domani, ciao!